gocce di olio, ma non è proprio olio, se non che probabilmente è acqua mista a del grisi, capito? Perché vedo che è abbastanza, cioè sì, è sporco qua, ma come dire, it's ok, mi pare che sia normale. In ogni caso, da qua non posso chiudere perché la chiave non mi va bene. E mi sembra che non mi perda olio, se non che giusto, come si chiama? Acqua, acqua con frammenti. Ma che cazzo ne so. No, per dire, no, sì, è sporco, ma è ok. Non è che c'era qualche tappo qua, secondo voi? Non so se c'era qualche tappo qui che magari l'ho perso. No? Mi sembra normale. No, no, non c'era niente, no? Qua mi sembra, spero che sia normale la cosa. Però sì, è olio, ma non è olio, dico. Ecco, no, a vedere, sì, è grisi, ma nel senso che è sporco. Ma che dire? Ecco, però qua mi perde un po'. Qua così. Mi sembra che mi perda un po', però generally speaking mi sembra tutto ok. E che qui in Francia portare la macchina è un suicidio. Portare la macchina qua nel garage, solo per il controllo sono 600 euro. Un suicidio. Mi sembra che sia a posto. Mi sembra. Mi sembra che sia tutto ok. Diciamole così, ma per il momento, capito? Come mai? Eppure era un lavoro che dovevo fare, vedere come caspita è messa qua sotto, che trovo delle macchioline, no? Ma non sempre. Per esempio, se piove, trovo queste macchie qua che sono un po' di perdita e mi vengono proprio da, ops, da qua sotto. Mi sembra normale. Non so quanto possa essere normale in una Watts, però sì, è vero, se metto il dito qua sento tutto il bagnato, ma non è che c'è, sì, c'è olio, magari che è normale che ci sia, credo. I don't know. O forse è sporco, perché alla fine, hai capito? Non è che sia proprio che paura ste macchine che passano. Io sotto la macchina. Mi sembra che vada tutto ok. Mi sembra. Dire tutto ok. E anche qua questo non riesco a chiuderlo perché la chiave non mi va. Capito? Io ho solo questa. E questa è troppo grande. E anche l'altra è grande. Cioè la stessa praticamente. Comprarmi delle altre chiavi. Caspita. Boh, dai,
il mio giro qua sotto l'ho fatto, speriamo che vada tutto per il meglio. Ultimamente non la sto usando, se non che fare magari quei 50 km di andata e ritorno per andare al centro commerciale. Per il resto mi sembra che vada tutto molto regolare, a parte proprio qua così, no, però dal differenziale qui è tutto a posto, questo è a posto, di là è a posto, per quello che vedo è tutto a posto, qua anche. Grisi, ma è ok. Diciamo che questa è la parte più, come dire, ecco qua è molto grigio qua, guarda. Guarda. Sarà normale oppure... I don't know se è normale. Mi sembra regolare. Cioè la goccia cadente non c'è, capito? Mi sembra normale. Va bene, dai. Sono andato a Tours. Sembrava che un'aliena in mezzo alla città, una macchina aliena in mezzo alla città. Chi la filmava, chi guardava, chi col thumb up. Spettacolo. Con queste immagini ci lasciamo. Da un mese è iniziato il mio percorso di minimalista. Pertanto sono partito con più mega cassone di scarpe varie e tavolo di magia e quant'altro, no? Insomma, ho iniziato il mio percorso per minimalista. Un anno, consumo tutti i vestiti che ho, non ne compro più né scarpe né vestiti, consumo tutto quello che ho, alla fine dell'anno via tutto. E altra valigia qui, altra valigia di là, altre valigette di lì, capito? Troppa roba. Solo che ho delle cose, tipo, ma io adesso ve le faccio vedere, no? Tipo, queste coperte qua. Ah, queste qua, vedi? Questa coperta qua, più un'altra che sarà da qualche parte che adesso non so dove. Eccola qua. Più questa qui messicana, queste qua le ho comprate, attenzione. Questa, più quella lì, questa qua, questa ve la devo far vedere, questa qua, questa comprate. E ne ho altre due che non ho portato con me. Vabbè. Ok, le ho comprate, queste qua, attenzione, le ho comprate nel 1984. 1984, renditi conto. 1984, quello che voglio dire è che come le ho comprate e le ho usate dal 1984, guardate i colori. Sì, è vero, si sono fatti tutti questi, no? Questi affari qua. Però i colori sono rimasti gli stessi, è incredibile. Comprate in Messico ad Acapulco, 1984. E ancora?
sono ancora coi colori stessi, cioè non è che hanno cambiato, sbiadito, morte. No, sono ancora quelle. Come posso liberarmi di quelle coperte così? Il Messico poi, oh cielo. Per il momento, ecco, scarpe, no? Dai, basta. Non puoi riempirti, poi sei schiavo, ti riempi, devi comprare la macchina grande per metterci tutte le cose quando ti devi trasportare il mondo dietro. Non può, non si può vivere così, dai, diventi schiavo di tutte le tue cose. E quindi, minimalista, operazione M, minimalista. Un anno e sono molto positivo. Operazione che durerà un anno. Sono molto positivo perché il futuro è un mistero e quindi non si sa mai. Però positivi. Operazione minimalista. Mi ci vorrà un anno, no? Il periodo che rimango qua, per liberarmi di tutti questi vestiti e scarpe, quantomeno di questo. E poi ho altre cose, piatti, tazze, bicchieri. Quella sarà la parte più dura. E mi sono già liberato di tantissime cose, tipo, questo già anni fa, che ho lasciato spazio per i giochi di magia, tipo delle mie macchinine, le mie macchinine, se solo. Stata durissima, durissima, durissima. Ma non possiamo portarci tutto quanto dietro ogni volta, è un casino. Ora il fatto è anche questo. Io mi libero di tutti i vestiti e dopo le valigie? Tengo vuote le valigie? No, ne terrò di meno. Ma questa è una bellissima valigia, capito? Questa è una bellissima valigia. Non posso liberarmi. È un bellissimo trunk, questo qua, non posso liberarmi di questo trunk, questo è fantastico, hai capito? Non posso liberarmi di questo. E questa? E questa? Cioè questa qua? Questa è un must italiano. Questa qui si metteva dietro la simca. Operazione M, operazione minimalista. Questo è l'altro cassone, solo di giacche. Questo è l'altro cassone, solo di giacche. Ma dai, ma non si può. Valigia giochi di magia. Cartone con le scarpe. Che sto cambiando appartamento. In questo qui sono rimasto un mese. In questo sono rimasto. In questo sono rimasto un mese. Quindi mi sposto, vado in un altro appartamento che ho trovato più grande, perché questo qui è decisamente solo un piedaterra. E per il primo momento che sono arrivato va bene, ma adesso sono già arrivato al secondo momento. E quindi mi sposto. Beh. Troppo piccolo. Capito?